applauso. Taglio del nastro a Pesaro per il Museo Nazionale Rossini. La struttura, dotata di 10 sale tematiche tra reperti, documenti, angoli multimediali, attraverso le quali si articola un percorso per far conoscere vita e opere del compositore. Prima tappa, il Salone degli Specchi, che ospita il pianoforte player appartenuto a Rossini, restaurato e perfettamente accordato per tornare a suonare. Museo destinato ad essere la punta di diamante dei luoghi in città, un evento di caratura internazionale che ha visto Pesaro trasformarsi in capitale mondiale della musica, grazie anche alla presenza dei delegati delle città creative della musica UNESCO. Rossini era un compositore amatissimo in tutti i paesi d'Europa e che ha avuto una fortuna assolutamente straordinaria. Credo che questo museo ne racconti e ne dia ragione di questa carriera veramente strabiliante e dell'importanza che Gioacchino Rossini ha rappresentato per tutta la cultura italiana e europea. Con questo museo la città inaugura un altro luogo della cultura, il principale dove poter respirare l'aria della musica che già avvolge il teatro, i musei civici di Palazzo Mosca, il tempietto rossiniano di Palazzo Olivieri e la biblioteca della Fondazione Rossini, situata proprio al piano terra di Palazzo Montani Antaldi, sede che ospita il museo. Dimostrano come Pesaro può diventare sempre più una città che investe in cultura e una città che dal punto di vista della cultura e della bellezza può diventare una delle principali città italiane. Quindi siamo molto contenti e da qui si riparte per altri investimenti.